Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su Ride 4, siamo ancora nella Lega Mondiale Exhibition, stiamo per affrontare altre due gare o tre gare, dipende da quanto ci mettiamo. Per quanto riguarda l'esibizione, vedete che la maggior parte le ho fatte tutte, mi manca questo Nuova Generazione che ce lo faremo tutto insieme perché è un bel concept, è un bel diciamo campionatino. Ma prima procediamo con il campionato Desmo 16, dove useremo la Desmo 16 RR del 2006, se non mi sbaglio. Sì, 2006 c'è scritto, bananaio. E inizieremo proprio dal Mugello, quindi partiamo subito. Ovviamente ragazzi, come potete vedere, la Desmo 16 l'avevo già comprata e l'avevo già personalizzata con questa livrea stupenda della Ducati anno 2013, forse 2012, scusate, 2012, bellissima, è stata fatta molto bene, non l'ho fatta io, però chi l'ha fatta si vede che ci ha messo anima e corpo, perché è uguale, ma senza indugio partiamo subito. E senza indugio ragazzi, vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella degli avvisi, così rimanete sempre aggiornati sulle nuove uscite, in modo da vedere tutti i video e a far conoscere il canale anche ad altri. Magari condividetelo su Facebook, Instagram, tutto ciò che volete, anche WhatsApp, spammatemi dove volete. Insomma ragazzi, noi adesso andiamo al Mugello con questa Ducatona ex MotoGP del 2006. È un animale questa moto, ve lo dico. Allora, seleziona gomme, io lascerei le gomme così come stanno. Il cambio invece lo allunghiamo, mettiamo 312. Come calibrazione lasciamo l'accelerazione su normale e la frenata su aggressiva e partiamo subito. Sentila, questa c'è il tubo di scarico sopra la coda, guardate. Qua controllo trazione lo dobbiamo mettere obbligatoriamente. Mettiamolo magari su uno. Mamma mia. No raga, sta moto è fenomenale, una lama. Poi col motore cupo. Ho sbagliato la traiettoria perché stavo cambiando il dashboard. Un po' di drapata qui, va bene, l'abbiamo salvata. Arrabbiata 1, mi sa che non sarà una gara facile. Anche perché mi devo riabituare a questa moto che chiude la curva in un attimo. Questo è un grosso difetto di Ride, che se entri in curva derapando non la recuperi più. Abbiamo 3 decimi di vantaggio su Edoardo Bernardi, che è insidiato a sua volta da Patrick Holmes da vicinissimo. Un po' lenta nei cambi di direzione, ma sta moto è veramente molto sporrificante. Ah, largo. Tienila, accelera tutto, vai. Ehi, che laggata. Sì, vabbè, ma sta moto superava i 330 all'ora. Sul gioco non arriva neanche a 2,80. Io lo scrissi a quelli di Milestone di aggiustare le velocità massime. Cioè non è possibile che una Desmo 16 GPRR dal 2006 vada come un R6 dal 2020. È impossibile. Cioè i cavalli migliorano solo l'accelerazione praticamente, non è così. Qua ci siamo presi una penalità giustissima. Troppo stretti.
virgolette. Ragazzi, adesso abbiamo un secondo di vantaggio. Mamma mia, come curva sta moto. Veramente in un fazzoletto gira. Un pochino di traverso ci sta bene. Non ci ha dato penalità, fortunatamente. Berardi è un osso duro, non molla. Un po' largo al correntaio. No, questa è una penalità assurda. Cioè, addirittura mi ha rallentato l'impostazione della curva, questa uscita, niente, ce la dà comunque. Ho sbagliato io qui. E niente, raga, Berardi è sempre incollato. Non molla, non molla il nostro avversario di oggi. Forse il rettilineo lo molliamo noi. Dai raga, comunque è sempre una gara abbastanza tranquilla. Ci vediamo alla fine. Attenzione ragazzi, perché non è passato neanche un giro da quando abbiamo interrotto la trasmissione e la portoghese Barbara Paiva ha deciso di superare Berardi e di metterci a inseguirci. Tra l'altro si è tirato dietro anche Berardi, quindi non possiamo proprio stare tranquilli. Rischiamo di scalare da primo a terzo in poche curve se commettiamo un errore. E dai, ce la facciamo fino alla fine allora, perché questa è dura sta gara. La Paiva è a un decimo, attenzione, è attaccata. Attaccatissima. Ora in rettilineo guadagniamo un pochino perché l'abbiamo sviluppata tutta la moto. Un pochino largo, ma poi stringiamo bene. Tre decimi sulla Paiva, attenzione ragazzi, questa non molla, è peggio di Berardi. E tra l'altro Berardi è subito dietro. Mamma mia, al cardiopalma questa gara, sono sempre lì, non si schiodano, un po' sfruttano anche le nostre traiettorie. Ma attenzione, la Paiva ci butta fuori. Entrata strettissima, non curante della nostra traiettoria, e ha preso il nostro posteriore col suo anteriore. E cerchiamo di guadagnare qualcosina qui, che è il nostro punto forte. Sta per iniziare l'ultimo giro e la Paiva continua a essere a meno di un secondo. Mamma mia, molto ansiogena sta gara. Abbiamo due avversari molto ostici. Ok, adesso è a 9 decimi, forse con quel contatto la portoghese si è spaventata e ha deciso di tirare un attimo i remi in barca, di attendere. Tutto di traverso lì, non fa bene la traiettoria, ma neanche la gomma. Gomma che inizia a essere bella fiandata. 5 decimi su Barbara Paiva. Continuano a essere lì. Tutti
tirato una staccata furibonda alla Casanova Savelli e si è riscaldato di nuovo l'anteriore, che era un po' sceso di temperatura, stavamo guidando un po' troppo soft sul davanti. Qua usciamo, non si vede un cacchio, raga, c'è il sole sull'asfalto, non vedo la strada. E dai però. Ma non sto neanche frenando, ma mi scusi. E niente, no, lui ha deciso che oggi va così. Vabbè. La Paiva è sempre qua. Bernardi si è un po' staccato, ma la Paiva è sempre alle nostre spalle, pronta a sfruttare un piccolissimo errore nella nostra guida. Ma qua la molliamo. No, ma manco per un cazzo, è ancora lì. Questo ingresso sul cordolo potrebbe aver favorito la Paiva, che però non riesce ad entrare e resta in seconda posizione. Gara tiratissima, ragazzi, con questi Ducati. Gara veramente tiratissima. Bella, tra l'altro, una bella gara. Che moto, raga, che moto. Di 15 anni fa, ma è una moto spettacolare. Ok, allora, prossimo faremo una gara con la Hayabusa nel circuito di Sugo. Praticamente stiamo facendo al contrario tutti i circuiti fatti nello scorso episodio, ma va bene. E allora, questo della Ducati l'abbiamo completato. Hayabusa a Sugo. Eccoci qua, partiamo subito con la Hayabusa del 2015. Vedete che bella. Questa non è la Suzuki del gioco, la livrea del gioco, l'ho scaricata. Stupenda, veramente bella. Partiamo subito. Oh, allora, siamo di notte, tra l'altro, ragazzi, a Sugo, e soft, affangula. Allora, come velocità di punta ci siamo, dai, partiamo subito senza perderci troppo in chiacchiere. Senti il sound di sta moto, spettacolo. 1400 di cilindrata, qua più di 260 kg. Questa non si ferma neanche se gli tiri un'ancora, veramente. Infatti, tacci sua. Non mi piace sta moto, raga. La sto facendo con voi giusto perché è una moto leggendaria, che aveva il record di velocità fino a qualche anno fa. Adesso ci siamo un po' impugnati nel cordolo. Questi si sono presi. E dai però, che cazzo ti inchiodi? Togliamo un attimo i freni e lo sorpassiamo all'esterno, va. Così, non volevo. No, raga, non frena proprio. Troppo pesante. Quella è andato per terra, fa niente. Erika Wenz. E qua si inizia a frenare prestissimo, perché sennò... Vedi, abbiamo iniziato a frenare dal primo cartello di segnalazione, stavamo arrivando anche lunghi. Le Suzuki lo sapevo che non avessero freni, ma questa le supera tutte, cacchio, mannaggia. No, questa penalità non ci vuole, anche perché il primo, che Shinji Kanazawa, se sembra un nome preso direttamente da anime. Dicevo, il primo sta scappando via, o almeno ci sta provando. Forse le gomme morbide non sono state la scelta più azzeccata con questa moto così potente. Mamma mia. No, raga.
raga, non frena, non frena, porca vacca, non frena. Non frena. Non ce la fa proprio, cioè abbiamo frenato qui prima. L'anteriore tra l'altro chiede pietà, troppo caldo. È perché stiamo portando le frenate in curva, cioè non ha un attimo di riposo. Guarda qua, guarda qua. Ora ci siamo avvicinati a Shinji. Scusi, permesso? Grazie. Piano piano a fare le frenate, facciamo riposare un po' sto anteriore. Mamma mia raga, no, veramente. Sì, potentissimo, una leggenda, tutto quello che vuoi, però... Cioè, se vai a... Questa c'aveva il record di velocità, 300... non mi ricordo che... chilometri orari. Il record di velocità per una moto stradale, ovviamente. Però se fai una moto che va come un razzo, ma che non frena, scusami, ma tutto il lavoro, io credo che sia inutile. Allora, il posteriore abbiamo fatto tornare a una temperatura decente, vediamo se riusciamo anche con l'anteriore. No, perché qua abbiamo portato la frenata in curva. Ci ho provato, raga, ma non cala la temperatura dell'anteriore. Proviamo a frenare tanto prima. E usare anche il freno posteriore senza portare la frenata in curva. Niente, non cala. 3000 gradi Fahrenheit, tipo il caffè della fina. Completamente la gomma, raga, e mi dispiace perché gli altri avremmo anche potuto mollarli in questo momento. È calata un po' la temperatura, è diventata da rosso acceso ad arancione, se non ho visto male. Adesso è ritornata sul rosso acceso, cioè si surriscalda anche in accelerazione. No raga, allora fottiamocene e andiamo, non andiamo dietro questi, fa niente della gomma, esploderà, che ve devo dire. Lungo, ma non fa niente. Anche il posteriore soffre, eh? Non potevo prevedere, ragazzi, che avrebbero sofferto così tanto le gomme. Siamo di sera, non fa neanche troppo caldo. Che ve devo dire? Però in effetti potevo prevederlo, perché sta moto è pesante, grava molto sulle gomme. Farlo bene. Occhio. Sta per iniziare l'ultimo giro, ragazzi. Troppo. Sì, vabbè, siamo arrivati lunghi prima, ma non era così lungo. E adesso invece è troppo.
frena la porca vacca. Che poi più si consuma, ragazzi, e più si surriscalda, perché ovviamente slitta e quindi si surriscalda ancora di più. Vabbè, li abbiamo mollati, dai. Di sta moto è bello solo il motore e il sound, perché per il resto no, non ci siamo. Dai, si va. Quando abbiamo deciso di fottercene delle gomme e di andare avanti, l'abbiamo mollati proprio. Va bene, va bene. Anche questo campionato è andato. 70.000 crediti per noi, che male non fanno. Sono anche tanti, se vogliamo. Ce la facciamo un'altra gara? No, allora ragazzi, è già durato abbastanza il video, quindi noi per il momento ci lasciamo qui. Grazie per aver seguito questo video, noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, lasciate like, sfondate il tasto di like, iscrivetevi al canale, sfondate anche quel tasto e attivate la campanella degli avvisi, così rimanete sempre aggiornati sulle nuove uscite. Noi ci vediamo alla prossima, grazie, ciao, un bacione.